Ciao a tutti, oggi delle cose di luglio un po' particolari perché saranno in versione vlog e cominciamo subito. Vi sto vedendo, lo so che state guardando questa puntina, ma non posso farci niente se sono in quel periodo del mese, che non capisco poi perché tutti chiamino quel periodo del mese. Mestruazioni, cioè, cos'è, una parolaccia? Le canzoni che ho più ascoltato questo mese sono un po' scemine. La prima è Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi, che indipendentemente dalla canzone in sé, che comunque è simpatica, è orecchiabile, se l'ascoltate una volta solo già praticamente sapete il ritornello, ma io vi invito a guardare il video di questa canzone, per me è assurdo, l'ho fatto vedere a tutti i miei amici e tra l'altro tipo anche a sì, mi piacciono queste cose, quindi l'abbiamo commentato insieme, l'abbiamo visto insieme, è veramente geniale. Faccio quello che voglio. Faccio quello che voglio e del testo tanto non ho bisogno, perché con questa voce qua pa, pa, parara, parara. La seconda canzone che ho amato tantissimo è ovviamente la canzone di Oranzo e Valentina. Questo mese c'è stato Temptation Island, l'avete visto dalla mia rubrica severa ma giusta che vi lascio qua in una scheda informativa. E c'è questo tizio che si chiama DJ Highlander, che è un genio indiscusso e per me tipo questa è la canzone dell'estate. Quello che hai fatto, quello che hai detto, huh? Sono morte delle donne, la mia testa a 13 donne. Soffro, mi sono stancata, no. Devo dire che ovviamente io ho nel cuore la prima canzone, ma anche la seconda non è male. Sto tornando solo a casa, non vivo con te. Ti darò l'attenzione, ma lui sta solo, 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 solo. Scusa, scusa, scusa. Credimi, credimi, credimi. E Valentina, basta, credimi. Tu sei importante per me. Forse questo mese ho visto soltanto un film e non mi ricordo neanche come si chiama. Quindi fai tu. Però era un film carino. Aspetta che lo cerco su Netflix, vediamo. Ok, qualche ora dopo sono riuscita a trovare il film che volevo consigliarvi. Cioè l'ho cercato su Netflix, l'ho cercato tipo, guardate forse tutta la lista dei film, non l'ho trovato, comunque si chiama Sballati d'amore. È carino, c'è Ashton Kutcher. Non so come si chiama, io ho proprio zero i nomi degli attori, boh. Non so se effettivamente si chiami così o comunque se si chiama così, non so se si pronuncia così. È veramente un film grazioso, cioè praticamente questi due ragazzi che si incontrano per caso un giorno, ma proprio assolutamente per caso, si rincontrano per caso e si rincontreranno a sto giro non sempre per caso nei seguenti 6 anni dal loro primo incontro, forse anche dopo. Comunque non so minimamente spiegare il film, però è veramente veramente molto carino. Diciamo che è una storia d'amore, un film romantico, però non è stucchevole. Ve lo consiglio se non l'avete visto, io lo vedo su Netflix. Questo mese è stato il mese di Temptation Island, ma l'abbiamo commentato insieme abbondantemente. E poi, sempre in televisione, questo mese ho visto la 6ª stagione di Orange is the New Black. Orange is the New Black è una delle mie serie preferite. Credo di stare per fare dei piccoli spoiler, quindi se non l'avete visto magari portate avanti il video. Non mi delude mai in realtà. Allora, la prima puntata di questa stagione è stata un po' noiosetta, però poi è stato un crescendo ed è finita tipo... No, vabbè, adesso... Allora, la 5ª stagione era finita con un... Se vabbè, non ci credo! Questa è tipo un... No, vabbè, adesso... Capito? Cioè tipo... Ok, in realtà non vi ho dato nessuno spoiler... Però mi è piaciuta, mi è piaciuta. E tra l'altro penso di non poter essere mai critica nei confronti delle cose che io ho nel cuore. Per una questione proprio di rispetto della cosa che ho nel cuore. Ok, ci siamo appena spostati davanti alla mia vanity table. Lo so che vi avevo promesso che avrei fatto il video. Vi giuro che lo farò quando sistemerò un po' tutto. Comunque parliamo delle cose che ho amato di più di make-up. Come sapete, questo mese ho ricevuto la The Nude Collection di Nabla. E tra l'altro ho un'informazione per voi. Se sentite rumori tipo di trapano in sottofondo, è sicuramente qualcuno così tanto egocentrico che vuole fare la comparsata nel mio video senza sapere che basta bustarmi alla porta e io comunque gliela faccio fare una parte, tipo lo metto là sul letto in sfondo. Comunque, se non lo sapete ancora ve lo dico io, per tutto agosto sul sito di Nabla ci sono un sacco di prodotti scontati con uno sconto che va tipo dal 15% al 40%. E praticamente ogni volta che fate un ordine avete un cream
Shadow in omaggio. È tipo le matite labbra, le Velvet Line Lip Liner sono al 20%, la spugnetta è al 15%, insomma un po' di cose, magari poi vi metto la foto pure su Instagram, perché dai, così condivido con voi questa cosa, anche se so che effettivamente ancora io in questo canale di saldi non ne ho proprio parlato. Ma torniamo a noi, quali sono stati i miei preferitissimi? Perché vi ho detto questa cosa? Perché avendo ricevuto la The Nude Collection questo mese, praticamente l'ho utilizzata semprissimo, un po' per testarla e quindi parlarvene, un po' perché non so voi, ma quando io ho delle cose nuove utilizzo soltanto quelle. Sebbene ci sia un rossetto che mi è piaciuto tantissimo, e se mi seguite assiduamente lo sapete già, io non posso non parlarvi di questi due prodotti che per me sono assurdi, che comunque avete già visto all'azione nel mio canale Lunghe 3D With Me, che vi lascio qua in una scheda informativa. Allora, il primo prodotto che mi ha stregata, cioè onestamente ragazzi, per me è stupendo, praticamente mi sono truccata sempre con questo, è l'ombretto liquido della The Nude Golden Hour. Io adesso vi faccio tipo un piccolo swatch così, e diciamo va soltanto appoggiando lo scoglio. Allora, nel video che vedete qua in una scheda informativa, io praticamente lo sfumo sull'occhio picchiettandolo con le dita. Mentre ultimamente, visto che mi sento molto più abbronzata e voglio essere molto più glowy, lo applico direttamente così sull'occhio, ne sfumo soltanto i bordi perché non mi piace che si veda proprio sta cosa netta. Comunque lo utilizzo soltanto con un po' di terra nella piega, perché proprio mi piace che lui sia il protagonista indiscusso del trucco. E ragazzi, si fissa, non perde di intensità ed è veramente stupendo. Mi hanno fatto un sacco di complimenti. Fa la sua porca figura, Golden Hour, favoloso. Il mio secondo preferitissimo è questo, non vi dirò assolutamente come si pronuncia questo nome che state vedendo, perché basta, mi sono rassegnata. L'altra volta tipo l'ho detto con una pronuncia francese, ma assolutamente sbagliavo. Comunque, ne stanno parlando tutti benissimo, ha una consistenza tipo non esattamente burrosa, però molto vicina. Il colore è assurdo, cioè basta prenderne veramente pochissimo, perché altrimenti, cioè guardate qua, altrimenti così. Praticamente il pennellino che hanno messo in collezione con la The Nude applica questi illuminanti benissimo, perché preleva il giusto, la giusta quantità di prodotto e lo sfuma molto bene. Io l'altra volta ho provato ad utilizzare un altro pennellino che era un po' più fitto ed ero così, cioè assurdo. Comunque veramente riflette la luce, che è una cosa impressionante, è veramente un bel illuminante. Mi piace forse più di Opal di Becca, comunque se la giocano, sono sicuramente i miei due illuminanti dell'estate. E poi comunque dura, cioè non è che ve lo mettete e poi vi abbandona, no, una lampadina io poi adoro tantissimo. Il prodotto beauty di cui vi parlo è questo, Slim Me Band dell'estetista cinica. Io qua giù nell'info box vi lascio il sito, è un codice sconto che io ho del 10% per acquistare Slim Me Band. Questo codice sconto però mi sa che è valido anche su tutti gli altri prodotti del sito, soltanto che ci tengo a precisare che se voi utilizzate il mio codice sconto, ogni 3 persone che lo utilizzano mi ricaricano il carrello di 70 euro, cosa che succederà anche a voi nel momento in cui acquisterete Slim Me Band, perché riceverete un codice sconto del 10% che potrete condividere con i vostri amici e parenti, e poi anche lì se 3 persone acquistano col vostro codice sconto ricevete 70 euro. È un'occasione super carina, soprattutto per provare un po' di prodotti dell'estetista cinica, che pare siano molto validi. Io in questo momento ho acquistato anche il fango, grazie al fatto che alcune di voi hanno comprato col mio codice sconto, e ho preso anche lo spumone, la luce liquida, l'acqua micellare, il panno in microfibra e un'altra cosa. Ah, e l'olio denso. Vi farò sapere comunque, per adesso sto tipo provando tutto da poco. Ma torniamo a noi. Slim Me Band è un set che vi dà la possibilità di fare questo trattamento di band imbevute di sali di Epson contro la ritenzione idrica per 4 settimane, quindi per un mese. E praticamente dentro questo set trovate un metro con la faccina dell'estetista cinica, tipo un adesivo, adesso mi sa che ti danno anche un tatuaggio temporaneo con scritto "è solo ritenzione idrica", che adoro, non vedo l'ora di fare un ordine solo per riceverlo. Poi trovate 4 mutandine di quelle delle estetiste usa e getta, e 4 pacchi appunto con queste band, che sono 2 rotolini, uno per ogni gamba, e poi tipo dei pantaloni per non sporcare tutto,
E poi all'interno ho trovato una guida con questa tabellina per scrivervi le misure, per vedere esattamente cosa è cambiato in voi, una guida alimentare e poi dei consigli sportivi, perché ovviamente la ritenzione idrica sì, la puoi combattere facendo tutti questi trattamenti con le bende, perché il sale per osmosi non ne ho idea, io zero, io studio economia e neanche, però ovviamente devi adottare uno stile di vita sano, perché altrimenti queste bende sono soltanto un palliativo. Io posso dirvi che non mangiando benissimissimo e neanche allenandomi tantissimissimo perché c'è caldo, ho perso 2,5 kg. Sopra il ginocchio non ho perso niente, nessun centimetro, ma semplicemente perché mi sa che non c'era proprio niente da perdere. Ovviamente questo trattamento va bene se hai della ritenzione idrica. Facendo il test sul sito, a me non lo consigliavano mai sto Slim, però io sapevo di avere ritenzione idrica perché la mia nutrizionista me l'ha sempre detto, quindi io ho azzardato, l'ho preso, in realtà su di me ha funzionato, tranne sopra il ginocchio. A metà coscia ho perso 1,5 cm, interno coscia ho perso 3 cm, nelle culotte de cheval ho perso 3 cm, nella vita ho perso 2,5 cm e sotto l'ombelico ho perso 2,5 cm. A questo punto mi sa che la vostra domanda potrebbe essere: ok, va bene, ma può essere che la perdita di centimetri è limitata semplicemente al periodo in cui fai questo trattamento? Ma io non so dirvelo, sicuramente lo vorrei riprovare, magari a settembre, quando ricomincerò a mangiare bene, ad allenarmi, perché col caldo proprio non ce la faccio. E sicuramente queste robe funzionano soltanto se poi voi mangiate bene, cioè nel senso non riprendete ritenzione soltanto se poi mangi bene, bevi bene e fai attività fisica. Comunque, se volete io ho quel codice sconto lì. La cosa che adoro dell'estate è che praticamente l'outfit ti fa risparmiare una quantità di tempo infinita, perché è composto da un solo vestito. E allora l'outfit del mese è stato questo vestito bellissimo, che è lungo fino alla caviglia, è di Zara. Io ho avuto il culo gigantesco di trovarlo in sconto, non so se lo troverete ancora, io ho provato a taggarlo su 21 buttons, ma non essendoci più sul sito, quindi non essendo più disponibile, non sono riuscita. Ma se lo trovate prendetelo, è bellissimo, è molto aderente in vita e infatti dietro ha una cernierina e poi va morbido, svolazzante, e c'è un fiocchetto, e quindi c'è tipo questa parte quando chiudete la cerniera un po' nuda. È veramente molto 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 carino. A questo vestito ho poi abbinato questi semplicissimi sandaletti, questi infradito, che dico, se avete dei piedi più belli dei miei, secondo me sono anche molto più belli, però sono dell'anno scorso, di un negozio palermitano che si chiama Soldano, e tra l'altro in realtà c'era un brand ma si è cancellato, quindi non so cosa dirvi, però sono carini, sono di pelle e sono color oro. E poi questa borsina, anche questa praticamente introvabile, o almeno proprio questa, perché poi ovviamente le borse di paglia vanno di moda e quindi trovate borse di paglia ovunque, però questa è di Furled, era di mia nonna, chissà quanti anni ha, mi sa che tipo nessuno l'ha mai utilizzata tanto quanto me quest'estate. Una cosa che ho tanto amato questo mese e che mi avete chiesto veramente in tantissime è questa collanina con la conchiglietta. È un ciondolino che potete acquistare da Lil Milan, che vi lascio giù nell'info box, è un sito che vende cose veramente molto carine ad un prezzo un po' elevato, perché questa conchiglietta costa sui 100 euro, e comunque è oro 9 carati, quindi un po' scarsetto. La catenina invece l'ho acquistata da Stroili Oro, quindi anche questa sarà di un oro scarso, e tipo ad una 50 euro, però mi piaceva, era carina, anche se in realtà adesso voglio acquistare una catenina ancora più piccolina. Penso di poterla acquistare tra le catenine che si regalano al battesimo, perché ho capito di avere il collo veramente molto strettino. E niente, comunque assurdo che sia finito anche luglio, anche perché praticamente mancano 10 giorni e abbiamo di nuovo gli esami, che palle. Ancora di studiare non se ne parla minimamente. Il momento che ho più preferito questo mese è stato quando sono uscita dalla doccia. Tutti i giorni mi sono fatta la doccia almeno 3-4 volte, e le volte in cui mi faccio lo shampoo, che d'estate sono veramente molto frequenti perché sudo come una pazza, la amo tantissimo. Asciugare i capelli con il mio turbante in microfibra, togliere il turbante e lasciarli asciugare all'aria, cioè per me questo è estate. E lo so che sono un po' controcorrente, ma per me l'estate è la stagione più bella, anche se a Palermo ci sono 40 gradi e c'è l'umidità del 100%, e metti un piede fuori casa e già sei bagnato. A me l'estate fa impazzire, i capelli si schiariscono, la pelle si abbronza, siamo tutti più felici, siamo tutti più struccati, siamo tutti più naturali, possiamo indossare i vestitini, possiamo indossare l'infradito,
Però io odio le blatte. Ma sugli scarafaggi faremo un video a parte forse, chi lo sa. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo exo, la retro.